Sono arrivati i vigili. Adesso vediamo cosa succede. Speriamo niente di grave. Buongiorno. Pericolo scampato. No, noi non ci ha potuto dire niente perché noi non eravamo mica in campeggio. Sono i vigili, no? Però noi non ci hanno detto niente, ci ha dato il buongiorno e basta, anche perché noi ci siamo fermati, è vero che non è un campeggio, però in realtà noi non abbiamo campeggiato, non avevamo niente fuori dallo che spazio richiamasse il campeggio della macchina, stava solo Teddy fuori col ciottolo del bere, e quindi, però il resto della gente, tipo, c'erano i signori con il camper e avevano, tipo, che ne so, il... le scalette, lo scalettino, quell'altro aperto, le piramidine, le cose per le ruote, e non si può fare, non c'è il campeggio libero. Guarda come siamo scombinati stamattina, stanotte. Arrivederci, ciao. Notte di inferno stanotte. Chiaramente non l'ho capito in inglese, però ciao, vai. No, notte d'inferno, un'umidità al 90%. 97 segnava l'orologio. Si moriva. Pieno di zanzare che non dico. Non c'era un filo d'aria. Un po' pioveva, un po' non pioveva. Ogni tanto faceva tre schizzi e le zanzare che ci hanno massacrato. Si è toccato in tutto, guarda questo. Quindi è stata una brutta nottata, tipo alle 3 avevo andato un po' fuori su quella bella panchina lì. E ho montato il video che avete visto ieri. Così bisogna fare. Comunque ora noi ci si prepara. Anche perché oggi qua c'è un vento che... Oggi c'è vento, sì. Via, a dopo. Quindi amore? Quindi niente, quindi siamo qua. Facciamo Cagliari. Poi scendiamo giù. Chia, Pula. Poi dobbiamo risalire per Iglesias. Sì. C'è da incontrare qui i signori. Poi... Insomma, prima tappa di oggi da qui a qui. Sì, è un pezzettino, E poi se ci gira si scende ancora. Sì, magari si visita Cagliari in giornata e poi si scende verso Pula. Si cerca un campeggino, qualcosa qui nel Golfo di Cagliari, e poi dopo si riparte di qua, che poi c'è da fare tutta questa parte qui, questa cosa, arrivare fino qua su. Alghero. Fare lunga ancora. Alghero. Poi che fai? Ripassi un pochino al tempo Pausania prima di venire via. E poi da lì si scende a Olbia traghetto. Poi ci sta che si vada anche. Noi siamo già arrivati qua, ma siamo ancora qui. No, noi siamo arrivati qui. Si è fatto così. Sì. Da qui si è fatto questo lavoro qui. Poi da qui siamo andati a Oliena. Dolga di questa parte qua l'abbiamo fatta, abbiamo sceso, ora si fa questo lavoro qui, si ritaglia e poi si rilassa. Chissà che si debba riandare verso San Teodoro, non è detto, e poi si ritorna a Olga. Tanto vale girare la chiave e partire. Allora, qui siamo nelle grandi città, siamo a Cagliari. Ora vi portiamo a visitare un po' di cose, insomma, quelle che ci restano di strada. Diciamo così, senza addentrarci troppo nel centro città. Anche proprio. Perché, come sempre, tutto questo casino a me mi ci fa prendere male. Vabbè, però vedi, anche questa è... Guarda belli questi palazzoni. La signora che attraversano. Guardala. Ora vediamo dove vi si porta, dopo... Si scelta due cose. Quando uno dice le botte di fortuna, sì. Abbiamo trovato posto con una macchina di tedeschi che uscivano e ci hanno anche lasciato il biglietto valido fino alle 4. Siamo praticamente al mercato di San Benedetto. E ora si va a vedere. È un mercato grande dove c'è tutto, un mercato alimentare. Vediamo un po' anche come se ci fanno entrare con Teddy, se no entriamo una alla volta. Sicuramente no, però entriamo una alla volta e sicuramente qualcosa da mangiare troviamo. Allora, ora Abe entra e vi porta a vedere questo mercato. Io resto fuori perché con Teddy giustamente non si può entrare. È il mercato più grande d'Italia, dicono coperto alimentare. E
tutto suddiviso per settori, quindi ora Ave va e fa il riporto di riprese. Poi io dopo entro e faccio un giro di acquisti. Comunque se ci sono anch'io vuol dire che hanno fatto entrare anche Telli. Sì, facciamo una piccola correzione. Sul cartello c'era scritto che l'importante era che avere il guinzaglio. Vabbè, poi te lo dici. Io in un primo momento, sai, quando si tocca le cose alimentari, ok, gli animali in genere stanno fuori, può essere anche giusto. In questo caso invece ci hanno detto prego, prego. Allora noi siamo entrati. Grazie. Non solo tende più di entrare, ma addirittura hai limosinato il mangiare. Ognuno ha il cane che si merita, come no. Grazie. Aspetta perché. No. Giù, giù. Siamo in voilà. Grazie. Grazie. Ciao. Teddy, fatti salutare che ti chiamano. Questo che è spettacolo, ora si esce dalla ricetta. Un pacco di linguine, sì. Metti a cuocere la pasta, sì. E un'altra parte con una padella fa imbiondire due spicchi d'aglio. Ok. Quando la pasta è cotta, la butti sulla padella, sì? No? La butti sulla padella, intanto prima ti devi preparare anche un tuorlo nuovo, rosso. Sì. Viene praticamente una carbonara di tuorlo. Quando hai buttato la pasta sulla padella, nell'olio e l'aglio, butti il uovo, butti l'uovo, ma non lo devi cuocere, non lo devi far cuocere, lo devi scaldare, sì. Grati la bottarga, sopra e poi ci grati con un poco di limone, lo mangi per tre volte. Va bene, allora cioè, questa ricetta te la faccio per tre volte. Allora la faccio quasi subito anche stasera quando ci fermiamo. Solo uovo, solo il rosso. Solo il rosso. Due spicchi d'aglio. Ok. E anche un po' di limone che scorre. Grazie mille. Grazie. Ciao. Volevamo non perderci anche dentro Cagliari. Allora, poi c'è tutte queste strade, stradine strette, sicuramente anche qualche strada che non si poteva fare. Arriverà la multa. Tu
questa è la cattedrale di Santa Maria. Cattedrale di Santa Maria? Cattedrale di Santa Maria, c'è scritto. A regola dovremmo essere giusti, eh? Svolta a destra e prendi vicoli dei genovesi. Vedi che poi ti dice quello che devi fare. Sei passata indenne? Vediamo dove è l'elefante. Eccolo. Ragazzi, niente passione di Sardegna. Hanno montato un set di riprese, stanno facendo qualcosa ora. Non si sa bene di cosa, però fatto sta che non si può accedere, quindi o ci infiltriamo nelle riprese oppure alla ve la facciamo vedere così, oppure ve la facciamo vedere così. Va un po' più giù, amore, c'è le macchine dietro, se si troverà un parcheggio per qua. Non mica colpa mia, c'era posto qua. Allora ferma, amore, che tiene la macchina davanti. Siccome tuona e ci sono dei lampi da paura, allora ho pensato bene di far risalire Abe sul tetto della macchina per accertarsi che sia tutto chiuso per bene. Quindi aspettiamo questa pioggia stanotte. Che dite? Che dite? I panni li levo. Eccola. Eccola. Inizia. Ragazzi. Buonanotte. Amo. Togliamo tutto? Buonanotte. Ragazzi, buonanotte. A stasera domani. Un buonanotte un po' frettoloso, un po' veloce, ma piove, gente. Non smontabile. Ciao a tutti. Ciao.